lavanda di Porta Comaro qui. Così darei un clamoroso applauso per la costante partecipazione ed edizione che dà questa lavanda che lì porterà gli auguri natalizi. Grazie alla carissima Pier Carla, sempre utilissima e bravissima a presentare. Io vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione. Spero che quest'anno il concerto vada bene, che gli applausi siano molti, vedremo. Io ringrazio tutte le autorità presenti, quindi il sindaco in particolare, Don Attilio che arriverà tra poco, so che era impegnato con le confessioni, lo ringrazio già fin da adesso comunque per la disponibilità come ogni anno nel metterci a disposizione la Chiesa. Ringrazio tutti quei gruppi, quelle associazioni che in vario modo ci danno una mano nel corso dell'anno. Vedo al fondo i carabinieri in congedo che sono tutti in divisa, quindi ci danno un tocco di importanza alla nostra serata, così come tutte le altre associazioni, quindi la Proloco piuttosto che la biblioteca che ci mette a disposizione anche i locali. Questa sera in particolare ringrazio però gli alpini che sono fuori, che preparano il vin brûlé e il panettone, quindi questa collaborazione è già un paio d'anni che funziona, quindi alla fine della serata fuori troverete per tutti un bicchiere di vino e una fetta di panettone. Con quest'anno si chiude il nostro consiglio direttivo, quindi diretto da me, e verso metà gennaio, inizio di febbraio ci saranno le elezioni del consiglio. Io desidero anche qui ringraziare tutti i consiglieri, quindi Emanuele, Mario, prego, un attimo pure. Sì, Aldo, c'è Massimo, Lele, che ho lasciato dietro qua. Giancarlo, poi c'è ancora, vedete tutti. C'è Alessia che... Facciamo un applauso a Alessia che è ancora ritardataria questa sera. No, comunque ringrazio tutte queste persone perché sono state veramente importanti per questi 4 anni, senza di loro non sarebbe stato possibile crescere il numero della banda. E un grazie va anche al maestro, ovviamente, a Marco Scassa. Come vedete il numero degli allievi continua ad aumentare, io penso che, così parlando col maestro, abbiamo detto verso San Bartolomeo saranno tutti nell'organico della banda, quindi a San Bartolomeo vi sentirete suonare, ci sentirete tutti quanti insieme. Marco dice da allargare la chiesa perché da un po' non ci stiamo neanche più, quindi gireremo l'aula dall'altra parte. A questo punto chiamo il sindaco, che immagino voglia dire 2 parole.